Oddio, è stato dimenticato, è vero, le colpe le abbiamo noi pordenonesi, però queste colpe credo, non per sminuirle, ma comunque credo che vadano condivise con altri, perché è sufficiente scorrere tutta la bibliografia storica del Friuli Venezia Giulia, non c'è un autore non pordenonese che citi Ellero. Pier Silverio Light non l'ha citato, Marchetti, un centinaio di personaggi del Friuli e non trova una pagina per parlare di Pietro Ellero, quindi questo è perlomeno, cioè, è sconcertante. Poi ci sono delle cose un po' strane che accadono, perché noi 30 anni fa ci eravamo ricordati di Pietro Ellero, il Consiglio Comunale delibera di fare una targa, un monumento a Pietro Ellero nel Tribunale e poi non se ne fa nulla. Ma dalla mia ricerca, che non è conclusiva perché obiettivamente le ricerche genealogiche sono molto impegnative, richiedono di consultare molti archivi, allora diciamo che la famiglia Ellero appare a Pordenone attorno al 1860 proveniente da Aviano. Subito si inserisce molto bene nel tessuto pordenonese, sono stata di commercianti dal bisnonno al nonno di Pietro Ellero, lo stesso padre, svolgono varie attività nel campo commerciale, ma intessono tutta una serie di relazioni con non solo con gli altri, diciamo la classe diciamo nascente borghese locale, ma anche con i nobili, i proprietari terrieri, sono molto ben inseriti. Ellero ha una serie di cugini, uno con il quale purtroppo è stato spesso confuso, che è Enea Ellero, a cui è stata intestata una piazza, mentre appunto Pietro Ellero non è stato intestato neanche un vicolo. Poi abbiamo un altro cugino molto importante, che era l'avvocato Arturo Ellero, titolare di una banca a Pordenone, il Banco Ellero. E infine possiamo ricordare il figlio come Ellero, il figlio di Enea Ellero, che era avvocato anche lui, avvocato Giuseppe Ellero, che fu deputato al Parlamento e tra l'altro uno dei autori di quel patto di pacificazione del 22 tra socialisti e fascisti, che poi però non venne approvato dai rispettivi movimenti. Ecco, dalle mie ricerche non risultano più essere viventi. Se tutti i rami che abbiamo scoperto risultano estinti o comunque conclusi con in linea maschile, il che non vuol dire che non ci possa essere un ramo collaterale che sia sopravvissuto. Vediamo se con l'eco di queste manifestazioni qualcuno magari ci possa aiutare a chiarire eventualmente questo dubbio. Grazie. Prego.